Migliorano le condizioni di Stefano Tacconi, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale, prosegue la riabilitazione a San Giovanni Rotondo. Qui la prima uscita pubblica dopo l'aneurisma cerebrale. Giorgia Cardinelletti. La mano di Stefano Tacconi accarezza quella della moglie Laura. La famiglia sempre accanto in questo anno e mezzo tormentato, l'ex portiere della Nazionale della Juventus, 66 anni, colpito da aneurisma cerebrale, migliora. Dal 21 giugno continua il percorso riabilitativo a San Giovanni Rotondo, tutta la famiglia da sempre devota a Padre Pio. Mi trovo sul terrazzo della casa che abbiamo preso io e la mia famiglia per stare vicino a mio marito Stefano, che si trova appunto all'ospedale Sollievo della Sofferenza. Essere qua vicino a mio marito, che sta facendo tanto riabilitazione, uscire e passare dalla chiesa dove c'è Padre Pio e ringraziarlo tutti i giorni, per noi è una grande gioia e una grande serenità. Quel 23 aprile dello scorso anno a soccorrerlo fu il figlio Andrea. Dopo l'intervento, 18 mesi di ricovero tra Alessandria, Milano e oggi San Giovanni Rotondo. Proprio qui, con il permesso dei medici, la prima uscita pubblica. Un assaggio di vita normale in un ristorante pugliese. Impegnato in esercizi quotidiani, lo spirito è quello di sempre. Mi alleno più qui di quando ero alla Juventus, scherza il portiere con i medici. È stato come un grande viaggio che ci ha portato fino a qui. E questa serenità che è venuta a mancare alla mia famiglia da più di un anno, e solo qui a San Giovanni Rotondo la stiamo ritrovando.